La società ciclistica Fanese, oramai presente nel territorio da una quindicina d'anni, e ci approntiamo a presentare questa manifestazione, la 11ª Medio Fondo Città della Fortuna. Quindi avremo un weekend pieno di attività ciclistica, dove il sabato sera si parte con una randonnée di 300 km, poi la domenica mattina una randonnée da 200 e la partenza della Medio Fondo per ciclisti che vogliono provare un percorso di circa una 80ina di chilometri. Siamo in collaborazione con il Comune di Fano ed anche altre società che ci chiedono i nostri interventi. Quanti atleti sono previsti in arrivo a Fano? In arrivo a Fano sono previsti dai 5 ai 600 atleti, che vengono soprattutto dalle zone nostre e anche da tutta Italia. Quelli che fanno la randonnée vengono da tutte le parti d'Italia. Il motto delle randonnée è né forte né piano, ma sempre lontano. È un modo per vivere il ciclismo tutto particolare, perché non è una competizione vera e propria. Sì, in effetti qui il ciclista che ti corre a fianco non è un avversario, è un compagno di viaggio, specialmente nelle distanze più lunghe, perché aiutarsi alla fine fa raggiungere a tutti lo stesso obiettivo. Il percorso è un percorso impegnativo, si arriva a toccare dislivelli anche estremamente impegnativi. Beh, direi che fra i nostri amici, fra i miei amici, che sono molti, sono partecipanti a questa manifestazione, è stato ritenuto piuttosto difficile l'anno scorso quando l'hanno fatto, perché presenta 4.600 metri di dislivello in 286 chilometri, il che è notevole come grado di difficoltà. Fra l'altro c'è da fare il Monte Carpegna, la salita dei Pantani, il Cippo di notte, alle 3, alle 4 di notte. Quindi non sarà uno scherzo. Allora, ricordiamo per quanti vogliono assistere anche alla partenza di questa cosa così spettacolare, dove, come e quando. Sarà bellissimo, per cui invitiamo tutti a venire a vedere alle 10 di sera, sabato, in piazza 20 settembre, la partenza. Invitiamo di nuovo tutti a venirci a vedere.